Ma tre figli senza un marito, signora? Del comune li avete ricevuti? No, vi sono stati assegnati. Quanto avete preso dal comune come assegnazione? Quindi voi dovreste prendere buoni comune 400 euro, però ad oggi non ve li hanno ancora consegnati. No, e voi state in difficoltà perché non potete lanciare, veramente. Ve la faccio consegnare, signora, vi faccio prima una telefonata e poi vi viene portata a domicilio. Non hanno ricevuto ancora i buoni a casa, i buoni del comune, e quindi loro non possono mangiare. Ieri c'è stata una famiglia che si è sentita male qua fuori, sono caduti a terra perché non mangiavano da due giorni, i figli senza mangiare, la signora e il marito si sono sentiti male, li abbiamo dovuti far mangiare qua fuori. Questo per descriverti la situazione in cui noi lavoriamo. Allora io vorrei capire quando si risolve tutto questo, che modo c'è, cerchiamo di capire, di fare rete tutti quanti insieme, di capire come aiutare sta gente, perché la situazione è veramente molto grave ad oggi. Possiamo dirlo, non c'è stato nessun ente preposto che si è messo a disposizione per questa povera gente. C'è tanta gente, come io dico, a volte ne approfitta, ma c'è tanta povertà. Tante persone che purtroppo lavoravano in nero, e questa è la nostra realtà, che si sono trovati da un momento all'altro senza avere nessun reddito, per cui non avevano veramente nemmeno i soldi per comprare un po' di pasta, un poco di qualcosa. Il muratore non lavora, il barista non lavora, e i marittimi non vengono chiamati per essere imbarcati, e chi ha finito la cassa marittima non ha nulla che entra, ma sono tutti i settori, sarebbe complicato esprimerli tutti. Noi abbiamo un rischio ancora maggiore che la camorra entri in queste povertà, perché quando tu a pranzo non hai da che mettere sul tavolo da mangiare e c'hai tuo figlio che ti chiede e non puoi rispondergli niente perché non hai niente da rispondergli, allora potresti diventare facile preda della malavita, e questo è un rischio grande che bisognerebbe valutare in maniera più attenta, perché vivere senza lavorare è un po' impossibile, no? Allora non vi preoccupate, che intanto tutti i dati rimangono qua, non vanno da altre parti. Comunque perché voi lo sanno che lavoravamo in esatto, mia, esatto. Allora sono ex muratori. Allora diciamo che è stata forse la categoria più colpita, perché sia i muratori che i marittimi non hanno preso soldi. I marittimi hanno interrotto tutte le casse marittime. I muratori non percepiscono niente perché la maggior parte quasi lavoro sommerso, quasi sempre lavoro sommerso. Esatto, quindi nell'emergenza voi siete rimasti fuori. Attualmente c'è il reddito di cittadinanza a casa vostra? 190 euro prendo io. 190 euro di reddito di cittadinanza. Chi lo prende? La vostra compagna? Perché risulti disoccupato. Avete una macchina per ritirare? C'è una persona che ve l'ha prestata, va bene, potete ritirare adesso? Ok. Vi preparo la spesa e ve la portate. Cataloghiamo tutte le richieste che ci vengono fatte, che poi vengono passate al computer così che si possa anche controllare con quale frequenza vengono date queste spese. Da qui passa all'altra scrivania dove si fanno i biglietti che si mettono sulle varie spese che escono. Tutto su volontariato, non abbiamo aiuto da nessun'altra istituzione, soltanto i volontari, le persone che ci sono vicini, i ragazzi che ci collaborano. Otteniamo solo l'indirizzo con il numero di telefono per contattarli e poi specifichiamo quante persone sono, quanti adulti e quanti bambini, in modo tale che possiamo anche organizzarci sulla quantità di pasta, se ci sono bambini piccoli, in modo tale che possiamo anche dare qualcosa per i bimbi, pannolini, omogenizzati, cose necessarie comunque. Ho avuto la possibilità di conoscere l'associazione e da quel momento mi sono occupato di tutta la parte logistica. Stiamo mettendo nelle buste un paio di insalate con zucchine e melanzane, e così è per tutti quanti. C'è tutti i beni di prima necessità, pasta, scatolame, quindi tra legumi, passate, latte, carne, verdura, il pane, quindi una spesa completa che può stare bene sicuramente almeno quasi una settimana.
a seconda del nucleo familiare. Comunque vengono integrati anche con i beni per i bambini, perché loro ci fanno richiesta, quindi se abbiamo pannolini, diamo pannolini, latte per i bambini, tutto quello che necessita. Come dobbiamo oggi affrontare questa situazione? Noi stiamo facendo l'impossibile, tra sollecitare tutta Torre del Greco, sollecitare tutti per farci portare qualcosa, cercare di capire in qualche modo come affrontare. Tutto quello che ci viene donato lo spendiamo, tutto, ogni ultima lira, dai 1.000 ai 1.500 euro. Poi ci stanno le salumerie, tutte le persone che aderiscono, tutta Torre del Greco, generosissima. Io veramente ringrazio questo popolo meraviglioso a mio avviso, perché veramente grazie a tutta Torre del Greco che oggi noi possiamo fare questo. Perché abbiamo ad oggi consegnato migliaia di spese, stiamo ad oltre 3.000. Oggi, ad oggi noi, una famiglia qua la prende anche più volte. Cioè una famiglia purtroppo, se non ha nessuna forma di reddito, è costretta a venire più volte. Che magari una settimana finiscono tutto e ci chiamano. E noi dobbiamo fronteggiare. Il mio problema tutti i giorni è cosa mettere, come prendere gli alimentari, dove mettere, cioè cosa devo mettere in queste spese? Io devo consegnarle, ma cosa ci devo mettere? Ci devo mettere carne, verdure, uova, frutta, ci devo mettere tutto quello che serve per far mangiare le persone. Io ho ritirato il banco alimentare venerdì, ad oggi è finito. Noi dal comune non abbiamo avuto nessun tipo di donazione. Mi pare sono arrivate delle crostatine, dei biscotti, sì, ma a parte questo no. Sarebbe opportuno dare voce a questa gente, sarebbe opportuno ascoltarle, sarebbe opportuno aprire gli sportelli dove possono andare a parlare, a discutere. Rispettando delle norme di sicurezza, signori, ma cerchiamo di capire che il territorio deve essere, cioè deve funzionare bene. Noi questa emergenza che chiaramente ci lascia e ci trova impreparati, ma dobbiamo affrontarla nel miglior dei modi. È inconcepibile che oggi nel 2020 ancora io assisto a una scena straziante, credetemi, della famiglia che qua fuori si sente male perché non mangia da due giorni, con due bambini. Questo non è possibile, non è possibile. E questa famiglia aveva fatto il giro dei quattro altari, ve lo dico perché, ve lo devo dire, era andata dappertutto dai carabinieri del comune, era andata dappertutto. È venuta qua e si è sentita male e li abbiamo dovuti far mangiare. Questo è successo ieri mattina. Quindi signori, vi chiedo cortesemente, facciamo funzionare questa rete. Facciamola funzionare, io questo vorrei. Cerchiamo di fare in modo che la gente abbia i buoni, cerchiamo di capire se si può aprire questa graduatoria e far rientrare persone molto povere all'interno. Facciamo tutte queste cose, ma in velocità, perché se non siamo veloci a fare questo, la gente muore. Signori, la gente muore e io qua tutti i giorni assisto a questo. Quindi cortesemente, aiutateci ad aiutare. Fate funzionare, non vi perdete in chiacchiere, fate funzionare. Poi penserete alle critiche, a tutto, non serve in questo momento. Adesso serve far funzionare tutto.